Diciamocelo, è un po' da incoscienti questa macchina. Ma guarda, sinceramente è quello che cercavo. Ragazzi, bentornati su Officina del Pilota, qui è il buon Frank che vi parla e oggi proviamo un'auto assolutamente assurda, progetto folle. Guardate che roba. Prende giri con una facilità. Mamma mia, senti la turbina. Questa tu l'hai progettata perché che gare ci vuoi fare? Nessuna gara, diciamo, è stato uno sfizio personale. Prende una macchina non utilitaria e portarla all'estremo. Come mai una 600? Ma soprattutto come ti è venuto in mente di mettere questo motore qui dentro? Cosa migliore se non prendere una 600, che è la classica utilitaria, la macchina della nonnetta, e per parla un po'. All'inizio volevo fare una cosa aspirata, volevo fare il classico swap che si fa al 1200 della .75. Poi mi è venuta l'idea, vabbè, ci siamo, facciamo il 1200 turbo. Poi ho detto, vabbè, quando ci devo mettere il 1200 mettiamoci un 1400, quello della Lanciamusa. Ho detto, perché no, ci sta il 1400, il T-Jet famosissimo sulle Abarth, motore riuscitissimo in casa Fiat. Allora abbiamo detto, a sto punto, se dobbiamo fare il botto, il cambio è il suo o è stato modificato? No, il cambio è quello da 500, il 5 marce. Allora abbiamo optato per il 5 marce, la rapportatura è più lunga, con un cerchio più piccolo. Sì. Diciamo, abbiamo fatto un giusto compromesso con le marce. E dai primi metri dice qualcosa, ti dice guarda che non sono una macchina normale. Sì. Anche perché sta in campana, come si dice. Non c'è servo sterzo, non c'è nulla di optional che ti ammorbidisce la guida. È incazzata nera. Il motore non è aperto. No, è il motore classico, è classico 1400 di Jet Abarth, sì, da 155 cavalli. Derivazione punto Abarth, giusto? Sì. Invece i lavori esterni che sono stati fatti quali sono? Il classico step che si fa sulle Abarth, okay. Quindi abbiamo fatto in particolare i collettori 4 in 1 lunghi che vanno sul cambio. Okay. La turbina non abbiamo scelto una TD04, ma una Garrett un GT 2554R su cuscinetti. È stata levata la wastegate della turbina, la classica wastegate a sportelletto, e messa una esterna, ecco. Natial. Iniettori 390, siamo un po' al limite con l'iniezione, però per il momento per questo step è più che sufficiente. Siamo troppo piccoli. Sì, ma apriremo il motore, sicuramente cambieremo l'iniezione. Il problema del pedale, non avendo la farfalla elettronica, è stata messa una farfalla di derivazione Delta, lancia Delta. Ok. Per il resto poi il classico giro tubi, intercooler, radiatore dell'acqua su misura, radiatore dell'olio. Ho visto che come giustamente hai dovuto necessariamente inserire le 205 sotto, perché sennò 195, però il cerchio a canale 8, quindi fino a 205 accompagna. Non ho potuto mettere le 205 al momento perché per gli ingombri proprio non ci stiamo. Non c'entra nel passaruota. No, con tutto che è stata allargata di 4 cm e mezzo per ruota all'anteriore e 2 cm e mezzo dietro. Questo minimo è bellissimo. E comunque hai stravolto una macchina che, nei ricordi di tutti, è la classica macchina del nonno col cappello. Che in strada bloccava tutti perché andava a 20 all'ora. Sì. È una sorta di sleeper definitiva questa. Sì. Molto molto bello è il feedback dell'acceleratore. Sì, è diretto. Basta sfiorarlo e va. Questa però è una cosa che trovi specialmente sugli acceleratori a filo. Sì, diciamo è una cosa che si è perso dagli anni 2000 in poi. Bravissimo. Sugli acceleratori elettronici vai a perdere un po' questa sensazione. Questa elaborazione forse sotto una punto, un T-Jet, una 500 T-Jet, non davi molto nell'occhio, era un classico step, la macchina era gestibile, comunque certo. Rapporto peso-potenza era gestibile. Invece così, mantenendo sempre una cavalleria non esagerata, perché comunque stiamo parlando di 250 cavalli, non è una cavalleria assurda, però con questo rapporto peso-potenza, la macchina che è passo stretto, diciamo bassata, bella larga, è molto molto più divertente. È una di quelle macchine che ti metti a 90 in autostrada sulla destra, aspetti il macchinone di turno, scali una marcia e lo fai piangere. Anche tutti questi suoni, la turbina, lo scoppio della marmitta, gli scricchiolii,
cioè un coinvolgimento alla guida senza pari. Veramente. Hai tutti i sensi occupati, anche il gusto. Che meraviglia. Ancora di più. Quando cominci, sì, sto cercando di trattenermi, anche perché l'asfalto è quello che l'asfalto è quello che è, la macchina comunque ce l'ha i cavalli, ce l'ha la potenza. Mamma mia, non la tieni, slitta! Sì. Che bella! È un progetto, solitamente si dice le project car non finiscono mai. No. Però è un progetto che qualora tu riuscissi a finire o comunque riuscissi ad arrivare a un livello tale da renderla guidabile, perché adesso è già abbastanza guidabile, ma sì, con diciamo, molta calma. Sì. Diventa un'arma questa. Poi sarebbe interessante portarla anche in pista, capire quali sono sì, i limiti reali. Perché comunque di cavalleria ce n'è tanta, ma soprattutto il rapporto peso-potenza è imbarazzante. Sì, il rapporto peso-potenza è il jolly di questa macchina, diciamo. Parliamo di un peso di? Poco più di 700 kg, 750 kg, ecco. Per quanti cavalli? Attualmente 250. Mamma mia, cioè, siamo ai livelli di una supercar, eh? Sì, il rapporto peso-potenza stiamo messi bene. Poi ho trovato, ti ripeto, una bella officina che mi ha seguito. Si sono presi in carico la macchina e hanno svolto tutti i lavori mettendo in primo posto la passione. Perché certo, non è da tutti comunque svolgere un lavoro del genere, sono poche le officine in Italia. Da là è nato questo progetto che al momento è, diciamo, un embrione, una prima accensione, in diciamo, fase del iniziale, sì, diciamo, siamo in fase di test. Già così personalmente mi soddisfa al 110%, direi. Bellissimo, anche il lampeggiante rosso che si accende quando superi un tot di giri. Segno di pericolo. mi piace, grezza. È il classico giocattolo, no? Sì, della domenica, è stato della domenica. Noi uomini non cresciamo mai, noi i nostri giocattoli diventano più grandi. Si vede proprio la dedizione e la passione che ci hai messo, perché comunque, diciamocelo chiaramente, mettere le mani su una 600, che è una macchina Fiat, che è proprio l'ultima delle macchine che ti aspetteresti di modificare, se non è passione questa, ragazzi, io non lo so. Quello che poi vogliamo far capire a tutti è che non importa se guidi la Ferrari, la Lamborghini, la BMW, il G-Power o altro, l'importante è poi quello che si prova delle auto. Io sono sicuro che se faccio salire qui un qualsiasi altro proprietario di auto che ho fatto, gli viene il sorriso da orecchio a orecchio. Il bello delle auto è l'adrenalina che ti danno. Mamma mia! Siamo matti! Per quanto riguarda il cambio, cosa abbiamo fatto? Il cambio abbiamo buttato per il classico cambio Fiat del 505, se non sbaglio, mi correggeranno nei commenti sicuro. 5 marce più robusto, abbiamo una rapportatura delle marce più lunghe e si compensa con un cerchio più piccolo rispetto alla casa madre per cui esce quel cambio, quindi diciamo ci bilanciamo con la rapportatura. Certo. È stato messo quel cambio ovviamente per ovvi motivi, perché il cambio 600 non sarebbe stato adeguato. Altri cambi di direzione Y oppure sempre gruppo Fiat non è che tanto mi convincevano, quindi era un cambio studiato per questo motore, abbiamo optato e ce l'abbiamo messo dentro. È stata fatta anche una modifica per i semiassi, ovviamente bravissimi dell'officina che hanno lavorato sui fuselli, modificando i fuselli, e io ho tutto l'anteriore con fusello, mozzo, impianto frenante, dischi della grande punto, quindi il rapporto frenata è ottimo. Hanno lavorato anche sul posteriore, hanno levato i classici tamburi della 600, certo, che sono un po' troppo non reggevano, pericolosi, e abbiamo messo mozzi, dischi, pinze della 1 turbo. A parte che guarda che paesaggi, iniziamo questa marcia di terzo. Anche l'impostazione di guida che hai fatto non è male, anche perché il sedile, questo hai dovuto modificare le slitte per poter inserire. Sì.
Quindi tu te lo sei fatto su misura per la tua altezza. Però è giusto, su una macchina del genere è giusto avere questo sedile un po' contenitivo, anche perché sennò ti sballonzola un po' dappertutto. L'unico forse difetto di impostazione di guida è la pedaliera, perché purtroppo abbiamo dovuto lasciare quella originale che è strettissima. L'elettronica per far funzionare tutto questo baratto. È il punto forte, direi. All'inizio volevamo riutilizzare l'elettronica del T-Jet. Sì. Semplificandola, allagando body computer, adattandola a questa macchina. Era un lavoro fattibile, però poi abbiamo optato per un'elettronica da corsa, una Microtech, un 232M, un ultimo modello se non sbaglio. L'officina, sempre che è rivenditore di questa elettronica, hanno fatto tutto il montaggio, il cablaggio da zero, doppia mappa, c'ho launch control, comunque si lavora bene su quella mappa. Motore finito, è stata fatta la bancata e hanno tirato fuori una galleria adeguata a questa elaborazione. Nulla di esasperato, ti ripeto. Certo, diciamo che quello che lo rende esasperato è il telaio. Sì. E invece ho visto che dentro l'hai lasciata sì stock, diciamo tutta quella che è la parte del passeggero e anche dietro, mentre la parte del guidatore hai fatto notevoli modifiche. Sì, vabbè, ci siamo dovuti adeguare alla macchina per avere un feeling di guida, non dico ottimo, perché comunque stiamo parlando sempre di un telaio di una Fiat 600, però per essere un po' più sensibile la guida, quindi abbiamo messo un sedile monoscocca, cinture quattro attacchi per stare un po' in sicurezza, un volante a calice più riavvicinato. Invece per quanto riguarda la parte centrale della console, ho visto hai fatto anche lì diverse modifiche. Sì, abbiamo messo un po' di strumentini per tenere un po' tutto sott'occhio i parametri, un EGT, un manometro turbo, pressione dell'olio, abbiamo due mappe con lo switch dentro, ce la possiamo cambiare da dentro. Ok, che cambia tra le due mappe? Ma al momento è quasi simile, la stessa mappa, mappa 1 ha meno, un po' meno di anticipi, ma okay, quindi più uso stradale, comunque giriamo con la benzina sia 180 che 95, indifferente. Oh, quanto è speso, si può dire? Diciamo che se mi volevo comprare un Abarth ci usciva anche la stessa identica modifica, stavo a pari soldi. Ah, ecco, quindi voglio dire. Quindi se diciamo volete una 600 che faccia, se può dire, il culo alle Abarth, dovete spendere gli stessi soldi per comprarvi l'Abarth. Sì. Che macchina folle, assurda, assolutamente senza senso, però ha anche dei difetti. Chissà che nel prossimo video non vedremo qualcosa di ancora più assurdo. Ragazzi, dalla neve, la montagna, il freddo al lago, temperatura decisamente più mite, sì. Ma posti così belli e così vicini, ma dove li trovate? Solo in Italia. Alla prossima, saluta. Alla prossima, ragazzi. Ciao.